li avete visti a davanti un altro. Li avete seguiti a Pechino Express. Loki's Room! Loki's Room con i Two Twins. Adesso li potete vedere e ascoltare su Millennium. E ricordate, il rosso sta bene su tutto. Loki's Room! In collaborazione con Caffè Mohawk. Make it wonderful. Buongiorno! Benvenuti nella mattinata di Radio Millennium. Noi siamo i Two Twins. Io sono il Vales. E io sono il Febris. E questa è la Loki's Room. Carissimi ascoltatori, siamo arrivati alla 20ª puntata della Loki's Room, Vales. Il 20 è un bellissimo numero, Febris. Ci stiamo invecchiando, diciamo. È cifra tonda. È cifra tonda. Che è diviso 2 è 10, quindi 10 più 10. Quindi siamo due bomber. Siamo due bomber. Due bomber da serie A. Da serie A addirittura. Comunque, cari ascoltatori, in queste puntate vi abbiamo raccontato tantissime idee semplici che si sono dimostrate efficaci, ma anche idee molto molto divertenti. Molto molto divertenti e anche interessanti. Tranquilli che ne abbiamo ancora tantissime da raccontarvi. Abbiamo un libro talmente tanto pesante di idee da raccontarvi che non vediamo l'ora di dirvele tutte. Come sempre, se volete interagire con noi, cari ascoltatori, ci potete mandare un messaggino WhatsApp al 340 15 69 580. Noi vi aspettiamo qui su Radio Millennium. Eccoci tornati qui su Radio Millennium, cari ascoltatori, e questa è la Loki's Room. Io sono il Febris. E io sono il Vales. Bene, Vales, oggi raccontiamo un'idea geniale nata tanti anni fa. Un secondo, Febris. Devo dire una cosa, vedere Millennium TV è semplicissimo. Se avete una Smart TV collegata ad internet, andate sul canale 68 di Bomb Channel, cliccate sul tasto rosso del vostro telecomando, vi apparirà un menu. Posizionatevi su Radio Visione e cliccate. Posizionatevi sul logo Radio Millennium TV e cliccate e godetevi in tutta Italia la musica della radio che resta in testa in qualità HD. Mamma mia, Vales, ma l'hai imparato a memoria proprio. Febris, era una notizia importantissima da dire. Ma infatti lo dici sempre te, ti faccio i complimenti. Comunque, torniamo a noi. Oggi, cari ascoltatori, vi racconteremo, e in questo caso potete anche vederlo, quello che racconteremo e vi faremo vedere. Vi faremo vedere anche, diciamo, come sono nati i post-it. Esatto, quei foglietti colorati sui quali ci scriviamo mille cose. Con i post-it ci facciamo anche i bigliettini. Ammettetelo, cari ascoltatori. Quante volte avete fatto i bigliettini prima di andare a dare un esame, un'interrogazione, con i post-it? E poi li attaccavate un po' ovunque. Ma io, sinceramente, ci facevo l'idea di chiedere amore. Comunque, cari ascoltatori, se ne volete sapere di più, noi vi aspettiamo qui su Radio Millennium. Continua la Loki's Room qui su Radio Millennium, cari ascoltatori. Io sono il Febris. E io sono il Vales. E insieme siamo i Two Twins. Il Febris più il Vales uguali i Two Twins. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Ma qui ci vuole un applauso, Vales. Questa penso sia l'unica regola matematica che ti ricordi delle scuole elementari. Febris, in matematica non ero molto bravo, ma questa filastrocca me la ricordo bene. Ma me lo ricordo anch'io che non eri bravo. Comunque, torniamo a noi, cari ascoltatori. Vi stiamo per raccontare la storia di come è nato il post-it. Il post-it, dovete sapere, che è nato nel lontano 1968, quando il nostro amico Spencer, il ricercatore di una grandissima azienda internazionale, doveva creare una colla per far sì che gli oggetti si attaccassero all'interno delle navicelle spaziali. Quindi, cioè, una colla super forte. Una colla fortissima, più forte di Superman. Una colla più forte di Superman, ma in realtà ha fatto il suo procedimento contrario, perché ha inventato una colla super leggera che si, diciamo, rimaneva attaccata grazie solo a un leggero, diciamo, tocco. Un leggero tocco rimaneva attaccata per pochi secondi o per poco tempo, Vales. E questo, diciamo, è stato il via per la nascita del post-it. Diciamo che nel 1977 c'è un evento molto importante. Purtroppo questa colla nel 1977 è stata utilizzata per attaccare dei fogli, diciamo A4, quindi dei grandi fogli, sulle bacheche aziendali. E poi praticamente questi fogli dovevano avere la capacità e la qualità di attaccarsi e staccarsi. Ma purtroppo anche in questo caso questa colla è risultata non in grado di soddisfare il bisogno, le esigenze del cliente. E alla fine la data storica per il post-it è stato il 1980, quando l'azienda internazionale inizia a capire che all'interno, appunto, degli uffici questa colla e questi fogli di carta non venivano utilizzati per essere attaccati, appunto, sulle bacheche, ma bensì venivano utilizzati come nuovo modo di comunicazione tra colleghi. Comunicazione flash, esatto, una comunicazione
flash, quindi per lasciare degli appunti o dei messaggi oppure evidenziare dei documenti all'interno dell'azienda. Quindi si iniziava appunto ad attaccare questi fogli a quattro ovunque. E da lì, cari ascoltatori, è iniziata l'idea vera e propria di marketing del post-it. Quindi si passa dal post-it note al... no, si passa, scusa, dal press and peel al post-it note. Quindi da lì nasce il vero e proprio post-it, dal 1980. E dovete sapere, cari ascoltatori, che dal 1980 oggigiorno sono stati creati più di 1000 tipi di post-it. 1000 tipi di post-it, cioè tantissimi. Tantissimi. Quanti biglietti sono stati fatti? Ma io non lo so. Bentornati qui su Radio Millennium e questa è la Loki's Room. Io sono il Febris e io sono il Vales. Vi abbiamo narrato poco fa l'origine dei post-it. Chissà, Febris, se quando hanno inventato i post-it si immaginavano che potevano essere utilizzati per fare i biglietti e per passare gli esami all'università, ma anche per fare delle dediche d'amore, dai, Vales. Delle dediche d'amore. Te pensi sempre al business, cioè sempre a fatturare. Ormai ho mentalità milanese, cioè, mamma mia, io non lo so. Comunque, cari ascoltatori, vi vogliamo porgere una domanda. E qual è questa domanda, Vales? Aprite bene le orecchie. Cari ascoltatori, qual è il ricordo più bello che avete legato, anzi attaccato ai post-it? Fatecelo sapere, come sempre, mandandoci un messaggino WhatsApp o anche SMS al 340 15 69 580. Li leggiamo tutti, sa, eh? Prosegue la Loki's Room qui su Radio Millennium. Io sono il Febris. E io sono il Vale. Vi abbiamo lasciato con una bellissima domanda. Qual è il ricordo, il vostro ricordo più bello legato ai post-it, Vales? Insomma, adesso ci hanno risposto in tantissimi, perché ci sono talmente tanti messaggi e te sei il tipo tecnologico. Gaia ci dice: io ho conosciuto mio marito con i post-it, perché lui lavorava nel bar dove io facevo sempre colazioni e ogni giorno mi lasciava una dedica romantica. Mi lasciava una dedica romantica. Io lo dicevo che i post-it erano romantici e non solo per fare gli imbrogli all'università. Però non parlare troppo presto, Febris, perché il nostro amico Luca ci dice: io invece a causa del post-it sono stato bocciato all'esame matematica. Ma allora, Luca, sei una frana, cioè. E ci spiega anche il perché. Ci dice perché stava facendo il compito, l'esame stava facendo, e aveva scritto le formule su il post-it che aveva attaccato sotto al banco. Quando è passato il professore, non si sa per quale motivo, magicamente il post-it si è staccato. Infatti immaginavo. Immaginatevi la faccia fortuna del nostro amico, che è diventato bianco cadaveri. Bianco come una mozzarella. Bianco come una mozzarella. Torniamo a noi, cari ascoltatori. Adesso è il momento dell'intervista. Oggi abbiamo un ospite veramente veramente top. Lui si chiama Luca e è il CEO dell'azienda Risorse Future, un brand che da più di 10 anni realizza scarpe ecosostenibili, animal free e Vegan Society. Hanno avuto un'idea geniale, Vales. Hanno avuto veramente un'idea geniale. Quindi restate con noi, cari ascoltatori, che ci divertiamo un bel po'. Eccoci di nuovo qui nella Loki's Room. E adesso parliamo di caffè. Da oggi puoi gustare il caffè Moak che bevi al bar comodamente a casa tua. La linea My Music è composta da 5 miscele dedicate a 5 generi musicali: aromatic jazz, morbido funk, forte rock, intenso soul e decaffeinato classic. Su www.caffemoak.com potrete acquistare online tutte le referenze aromatiche My Music nei vari formati: caffè in grani, macinato, capsule compatibile e cialde. Trova nelle 5 miscele My Music quella che più rappresenta il tuo gusto per il caffè e per la musica. Caffè Moak, make it wonderful. Noi beviamo forte rock. Eccoci tornati qui su Radio Millennium, cari ascoltatori. Questa è la Loki's Room, Vales. Noi siamo i Two Twins. Io sono il Febris. E io sono il Vales, mi hai anticipato. Ti ho anticipato. Cari ascoltatori, adesso è il momento dell'intervista. Abbiamo il nostro amico Luca, CEO del brand Risorse Future. Ci sei, Luca? Sì, ciao, eccomi, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Da dove ci rispondi, Luca? Da dove ci rispondi? Allora, io sono a Monte Urano, il mio laboratorio. Wow. I laboratori marchigiani da molto di... Da molto, diciamo, di vissuto, di storia. Sei pronto a rispondere alle nostre domande, Luca? Prontissimo, ci sono. Eccoci, allora, la prima domanda è questa: cosa vuol dire animal free?
Allora, nel nostro specifico la nostra calzatura è animal free, quindi significa che non sono usati materiali di origine animale e nemmeno materiali testati sugli animali, quindi sia cruelty free che animal free. Bellissimo scopo. Ma come è nata l'idea di creare questo nuovo modello di scarpe animal free e vegan society, Luca? Allora, la nostra famiglia ha una tradizione calzaturiera ormai da più di 50 anni, prima mio nonno, wow, poi mio padre e adesso io. Abbiamo da 10 anni a questa parte iniziato questo progetto riscoprendo dei materiali antichi, vegetali, la canapa in particolare, e adesso aggiungendo altri materiali innovativi sempre all'insegna del vegan e quindi dell'animal free. Wow, bellissimo! Quindi c'è un mix tra il passato e il moderno. C'è un collegamento, diciamo. C'è un bel collegamento. La storia continua. Luca, guarda, ti faccio un'altra domanda. Possiamo dire che voi siete un po' i primi ad aver sposato questa filosofia dell'animal free? Se non erro, da più di 10 anni. Come ci si sente? Cioè, come ci si sente che, diciamo, che ci avete visto lungo, in un certo senso, possiamo dire? Sì, allora, sicuramente, non so se i primi, ma sicuramente fra i primi. Eravamo veramente in pochi circa 10 anni fa a fare questo tipo di, perlomeno sulla calzatura. E devo dire che più passa il tempo, più riceviamo gratificazioni, il nostro lavoro è apprezzato e quindi sappiamo di andare nella direzione giusta, anche perché il mondo del fashion adesso sta andando fortemente in questa direzione. Sì, si sta aprendo tutto il mondo, diciamo, legato alla moda, alla scarpa e del fashion. Quindi siete stati, diciamo, i primi in assoluti. Veramente complimenti, Luca. Facciamo così, adesso grazie, ascoltiamo un bel pezzo, poi ci rivediamo tra poco, ci risentiamo tra poco qui su Radio Millennium. A tra poco. Eccoci di nuovo, cari ascoltatori di Radio Millennium. Questa è la Loki's Room e in collegamento con noi c'è Luca, il CEO del brand Risorse Future. Brand che ci sta raccontando com'è nato il brand. Esatto, brand che da più di 10 anni ha sposato la filosofia dell'animal free e vegan society. Ci sei, Luca? Sì, eccomi. Grandissimo Luca. Ti voglio fare una domanda, cioè, è difficile ottenere tutti questi brevetti che voi avete ottenuto nel giro di questi anni? Allora, ci sono processi piuttosto rigorosi, per fortuna aggiungerei, te ne cito uno fra tanti, appunto la Vegan Society UK prevede il controllo sia del prodotto finito, quindi con delle schede tecniche dettagliate su lavorazioni e processi, sia su tutta la filiera dei materiali utilizzati, materie prime e semilavorati, quindi è un controllo che poi va ripetuto ogni tanto, insomma, e soprattutto su tutti i prodotti nuovi, quindi si può fare, ma è molto rigoroso. Quindi non è una volta che prendi l'attestato, ciao, poi dici tutti, ciao a tutti, ciao amici, mi sono tipo diplomato, ciao, mi sono laureato, amici, ciao. C'è qualche associazione che lavora in questo modo, ma quella che abbiamo scelto noi è più rigorosa. Sì. Che professionisti. Vi fa onore. Vi fa onore. Ma dove vi possiamo trovare? Su quali canali? Dici un po' il sito internet, Instagram, così che anche i nostri ascoltatori possono scoprire la vostra storia e conoscervi meglio. E conoscere meglio il brand. Allora, noi siamo online sul nostro shop online, risorsefuture.net, poi abbiamo i nostri canali social Facebook e Instagram, dove tra l'altro mettiamo ogni volta gli appuntamenti che abbiamo in giro per l'Italia, perché facciamo anche fiere di vendita al pubblico, quindi andiamo direttamente a incontrare i nostri clienti. Qual è la prossima fiera dove vi possiamo trovare? Dove vi possiamo beccare? Allora, adesso andremo in Val Camonica a fare una bellissima fiera sull'artigianato, ad esempio. Saremo nel borgo medievale di Bierno. Che figata! Bellissimo, che figata! Bellissimo. Riportaci una cartolina, Luca, riportaci una cartolina, ok? Senz'altro. Comunque, cari ascoltatori, se anche voi volete fare qualche domanda a Luca, che vediamo che è molto disponibile a rispondere a tutte le domande che gli stiamo facendo, potete mandarci un messaggino WhatsApp al 340 15 69 580. Noi vi aspettiamo qui su Radio Millennium. Tra poco continua la Loki's Room qui su Radio Millennium e ci abbiamo un ospite veramente importante, Vale. Un ospite super importante. Ci abbiamo il nostro amico Luca, CEO di Risorse Future. Ci sei, Luca? Troppo gentile. Grandissimo, Luca. Grazie mille per questa bellissima chiacchierata. Adesso è arrivato il momento delle domande del pubblico, Vale. Le domande dal pubblico. Vai, inizia a leggerle. A te l'onore. Il nostro amico Giovanni ci dice: ciao, Chu Twins. Ciao, Luca. Mi chiedevo se oltre le scarpe che già producete, avete in mente di fare qualche altro prodotto animal free.
Allora, noi attualmente facciamo qualche accessorio, ad esempio delle cinture, e abbiamo anche dei modelli di borse, uno zaino e qualche borsa da passeggio, insomma. Quindi sul nostro shop potete vedere anche qualche altro piccolo articolo. Quindi mi raccomando, andate a fare click 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 sullo shop e fate anche tanti regali. Esatto, e anche tanti acquisti. Fate anche tanti acquisti e tanti regali e tanti regali. La nostra amica Lucilla invece ci dice: quali sono le fasi per realizzare una scarpa? Allora, qui ci sarebbe da parlare un bel po'. Diciamo, per sommi capi, noi partiamo dal tessuto, che sia la canapa o che sia una biopelle di mais. Questo tessuto viene tagliato, poi viene cucita la tomaglia, che poi attraverso alcuni processi, insomma, che adesso non sto a spiegare nel dettaglio, viene diciamo formata e poi viene attaccata per l'ultima parte, che è la suola, diciamo, ecco. Wow, cioè wow. È stato molto sintetico, ma ci ha fatto capire proprio la passione che c'è dietro alla realizzazione di un paio di scarpe. Grazie mille, Luca. Guarda, Luca, ci devi fare una promessa: appena avete delle news ce le venite a raccontare qui a Radio Millennium. Ce la fai? Molto volentieri, dai, sarete i primi a saperlo. Grazie mille. Grazie mille per questa bellissima chiacchierata. E noi, cari ascoltatori, ci sentiamo tra poco qui su Radio Millennium. Ciao Luca! Ciao. Eccoci di nuovo qui su Radio Millennium, cari ascoltatori, e questa è la Loki's Room. Con me c'è il Vales. E con me c'è il Febris. Cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata. Vi abbiamo raccontato la storia dei post-it, che prima dovevano essere una colla super forte. Ma poi è diventata una colla, ma poi si è rivelata una colla leggerissima. Però diciamo che praticamente da questa, diciamo, dalla storia dei post-it si evince, mamma grande mia, termine, che terminologia, che comunque, diciamo, la voglia di creare qualcosa e non mollare mai alla fine porta sempre a uno scopo e porta sempre a un risultato, come i nostri amici di Risorse Future. Il nostro amico Luca ci ha raccontato come è nato appunto il brand e la filosofia che c'è alla base di questo brand: Animal Free, Vegan Society e ecosostenibile. Vales, eh sì, proprio così. Bellissima intervista. Cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi adesso, come sempre, tiriamo giù la saracinesca e spegniamo anche il climatizzatore. E spegniamo anche il climatizzatore, perché sennò poi arrivano le bollette, Vales, e le paghi tu. Come sempre, noi vi aspettiamo nel weekend di Radio Millennium. Ciao! Ciao! Loki's Room, in collaborazione con Caffè Moak. Make it wonderful.